sono fondamentalmente un bioagronomo, quindi ho scelto e ho avuto l'opportunità di vedere, di studiare, di lavorare nella realtà primaria, che è quella dei campi. E mi ha consentito anche di capire quanto sia difficile per il consumatore di oggi percepire il senso di quello che c'è dentro un prodotto vegetale, dentro un frutto, dentro un prodotto trasformato, dentro tutto ciò che viene dalle campagne. Quello che trovo importante è lo scambio, la sinergia tra le persone, perché così la crescita di ciascuno è sicuramente molto più veloce. Il senso di quello che io propongo quest'anno è proprio questo, cioè mettere insieme un meccanismo di sinergie tali da crescere tutti insieme. Perché coerenza alimentare, intanto? Perché abbiamo perso la coerenza rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Cioè noi ci alimentiamo ormai in un modo pressoché automatico, senza più badare a quello che mangiamo, a quello che mettiamo dentro. Soprattutto è diventato complesso il riuscire a discriminare tra l'imbroglio e la verità. E quindi la possibilità di fare delle scelte consapevoli, cioè sapere esattamente di che cosa ho bisogno e come riuscire a discriminare in quella che è ormai una giungla vera e propria, è, penso, ritengo, per me una cosa molto importante. Noi scendiamo a fare la spesa, soprattutto nei supermercati, e troviamo prodotti che vengono da tutto il mondo. Ma vogliamo chiuderci? È questo il senso? No! C'è qualcuno che garantisce, che ci garantisce. Il consumatore sa esattamente che cosa sta acquistando, cosa sta mangiando. È in grado di stabilire la provenienza degli alimenti? A volte sì, a volte no. E lo vedremo. Secondo voi è un risparmio acquistare un olio definito extravergine d'oliva? Ho sottolineato con la voce, col tono definito, perché lo vedremo. Ha praticamente meno di 2 euro? È risparmio. Scopriremo a brevissimo che in realtà così non è. Guardate cosa fa la grande distribuzione. La risata è ammessa alla seconda diapositiva, quella che segue. Allora, guardate, l'esperto consiglia. Vi dice anche quale bicchiere usare, la temperatura a cui si deve servire. Questo Cabernet Sauvignon, questo coso del Veneto, 1,69. Proviamo a fare due conti. Bottiglia, etichetta, tappo, che in questo caso non è di sughero ma è di un materiale sintetico, comunque idoneo, assolutamente inerte, idoneo a questi vini di basso prezzo, ma non solo, perché si può usare anche per i bianchi, anche se di qualità. Dicevo, bottiglia, etichetta, tappo, capsula termica, lavoro di confezionamento, trasporto. Ma com'è che costano 69? Cosa c'è dentro? Bella domanda. Aspettate però, 1,69. Ragazzi, ve lo scontano del 50%, perché in realtà in quella settimana era proposta a 3 euro con lo sconto e quindi possiamo acquistare 1,50. È lo stesso identico vino. È un Cabernet Sauvignon del Veneto, c'è anche il nome dell'azienda. Questo è un chiaro... Uno dei classici metodi di cattura del consumatore. Queste sono tecniche di marketing che vengono studiate e messe in atto in modo premeditato, cioè si considera il consumatore un imbecille. Allora, se non sgreniamo gli occhi, davvero rischiamo non solo di non farci del bene mangiando, ma anche di perdere del denaro. Resta però l'interrogativo di base. Ma cosa c'è dentro questi prodotti che costano così poco? E soprattutto, da dove vengono? Un prodotto che è stato originato agli antipodi della nostra condizione, geografica, ma rispetta tutti i requisiti che noi pretendiamo, ad esempio, dai nostri coltivatori, dai nostri trasformatori? Bella domanda. Devo dirvi che le cose non vanno spesso nel verso giusto.
C'è un problema anche di qualità perché salmone a 4,90 in realtà è un povero salmone che non ha fatto una gran bella vita, non è un salmone felice. Ecco, quindi c'è anche un contenuto di tristezza in queste carni. Ma qual è la fantasia che ha consentito all'autore di inserire dentro un anello mortale una mela, che è il simbolo della salute? Questo resta un mistero, mi resta davvero un mistero, tuttora è così, però questo vi dà il senso di come dall'altra parte ci siano queste ampie zone oscure di mancanza proprio di rispetto del senso della vita. Questi sono dati sui quali ovviamente riflettere e soprattutto chiedersi: ma ne possiamo realmente fare a meno? Si può stare meglio senza consumo di carne e derivati del latte? Altro spot, l'indice glicemico. Questa è una cosa molto interessante che serve anche a mediare un altro errore grande dell'alimentazione tutti i giorni che facciamo, cioè quella di utilizzare alimenti raffinati. La raffinazione degli alimenti, che poi nel caso dei cereali, che è la cosa prevalente, cioè pane e pasta, provoca l'eliminazione della parte esterna, della fibra, la crusca, no? Comporta una digestione molto veloce, troppo veloce di quello che contiene, di quello che c'è dentro, cioè i carboidrati, con un innalzamento del livello di glicemia del sangue che provoca di conseguenza un'emissione abbondante e veloce di insulina da parte del pancreas, a furia di spremersi poi il pancreas dà il diabete. L'altro aspetto è quello che non si sa assolutamente co cosa possa comportare per il nostro organismo la presenza di proteine strane, perché il DNA codifica proteine. Quindi noi ingeriamo, ad esempio, col mais OGM che troviamo tranquillamente in circolazione, ingeriamo per esempio il gene di un batterio. Perché? Ma che ci fa il gene di un batterio nel mais? Saggio. Altresì è doveroso da parte mia segnalare esperienze invece positive, e in questo caso tutte nostre, tutte siciliane. Questo è un prodotto che pochi conoscono. Viene fatto nella zona di Catania con arance rosse catanesi, che sono le migliori al mondo. Questa azienda, la Oran Freezer, che trovate soltanto in alcuni supermercati, pochissimi, non si capisce perché, perché non c'è la domanda da parte del consumatore poi alla fine, perché questo è il dato, cioè è la domanda del consumatore che muove. Ecco perché io parlo sempre di consapevolezza. In un modo o nell'altro le nostre scelte orientano poi l'offerta, che se io non compro una cosa non la producono più. È chiaro, ma secondo voi perché le pizze che mangiamo prevalentemente ci danno problemi digestivi? Sapete Da perché? pochi anni però, non prima non me Da pochi anni. Perché prima si usavano le farine di semola, cioè di grano duro siciliano, prima si usava la vera mozzarella fior di latte, prima si usava il nostro pomodoro, prima si usava il nostro olio extravergine d'oliva. Ora una pizza di Palermo venduta 4, 5, 6 euro, sapete cosa contiene? Allora, contiene esclusivamente farina a 00 proveniente da X paesi del mondo. Non si sa assolutamente da quale parte possa provenire. Noi lo sappiamo. Provengono da zone dove la manodopera costa pochissimo, dove si fanno produzioni esclusivamente di quantità. Poi, concentrato di pomodoro o pomodoro proveniente dalla Cina. E ve ne accorgete subito perché ha un rosso strano, particolare, di un intenso che non è il nostro, è un sapore particolarmente acidulo. Quindi, educandoci anche al palato, riusciamo a scoprire anche questo. E poi sopra c'è quella che loro chiamano mozzarella, che non è mozzarella. Sapete cos'è? È quello che tecnicamente si chiama caseinato di calcio. Si prende sempre la nostra caseina, si fa reagire con il calcio e otteniamo una simil mozzarella. È totalmente indigeribile. In realtà questa, vedete, mi piace dimostrarvi che non voglio fare un discorso di fanatismo. Vi ho fatto vedere cose brutte, ma vi ho anche fatto delle cose belle. Io attacco l'industria quando offende il consumatore, lo prende in giro, quando lo avvelena. Però quando ci sono operazioni anche serie come questa, non mi dispiace. È industria, possiamo dire tutto quello che vogliamo,
però via, non voglio assolutamente sfociare nel fanatismo. E le più sta per licopene più. Licopene è uno dei costituenti del colore rosso al pomodoro ed è uno dei più potenti antiossidanti che ci sia in natura. La sua potenza antiossidante è pari a quella della vitamina C. Sembra olio per motori. E qua siamo nella nuova frontiera della mostruosità, sempre per motivi di business. Non ce ne accorgiamo, ma è ovunque. Biocarburante, dove il prefisso bio in questo caso sta a significare soltanto la provenienza dal mondo vegetale, ma non è un prefisso che indica un beneficio. È a dir poco terrificante quello che sta accadendo. Poi se ne fanno olio da frittura in tutto il mondo, enormi quantità di olio per friggere. Lo trovate in una forma che soltanto a nominarla fa paura. Olio di palma bifrazionato è la parte peggiore dell'olio di palma ed è quello con cui friggono tutte le friggitorie al mondo ormai, perché costa pochissimo. Fa una frittura asciutta, perché il consumatore che mangia il fritto non gradisce l'unto, quindi ha anche questo vantaggio. E viene usato n volte nella friggitrice industriale. Grazie. Grazie. Grazie.